Hanno ripreso ad allenarsi i ragazzi di Mister Giugno, forti del risultato positivo ottenuto tra le mura amiche domenica scorsa contro l'Interregio. Start dunque la preparazione, perché il prossimo obiettivo è espugnare il campo dell'Agropoli. E finalmente abbiamo sfatato questa situazione che era davvero incresciosa, perché la squadra giocava davvero un buon calcio, meritavamo in tante partite di ottenere molto di più di quello che abbiamo ottenuto, e purtroppo per un motivo o per un altro non ci riuscivamo. Domenica abbiamo giocato una buona partita e abbiamo ottenuto anche i 3 punti, soprattutto nel primo tempo la squadra ha giocato un ottimo calcio, dove ha costruito tante occasioni da gol. Per chiuderla definitivamente non siamo riusciti a realizzare il secondo gol, che ci avrebbe dato una tranquillità maggiore. Evidentemente questa è una squadra che deve soffrire sempre, noi ci stiamo tembrando in questa sofferenza, speriamo che alla fine ci possa dare buoni frutti. Era da un po' che non ci allenavamo sotto la pioggia, quindi è stato un allenamento faticoso, soprattutto per le condizioni del terreno di gioco, che è molto allentato, quindi, però bene, i ragazzi sempre bene, lavorano con grande professionalità. Ma l'obiettivo sarà anche quello di cambiare il risultato che i biancorossi avevano ottenuto sotto la guida di Stefano De Angelis, subendo all'andata proprio dall'Agropoli una bruciante sconfitta per 2-0. Sì, io ancora all'andata non c'ero, però questa è una buona squadra, è una squadra importante che sta facendo delle cose importanti, ma noi, per dire la verità, non abbiamo paura, nel senso che abbiamo affrontato in queste ultime 6-7 giornate le prime della classe. Abbiamo sempre giocato meglio degli altri, ripeto, abbiamo raccolto molto poco rispetto a quando meritavamo. Quindi andremo ad Agropoli col piglio di una squadra che sta crescendo, che è in salute, che ha voglia di allungare questa striscia di vittorie. Sappiamo che non è facile, anzi sarà difficilissimo.